Anticipo l'intervento di Gianni Speranza che ha dei problemi. Prego Gianni. Buonasera a tutti e a tutti con affetto. Una primissima osservazione rispetto ai tempi. Una sala così piena che ascolta le cose che ognuno sta dicendo, e una sala così piena e con un ascolto così intenso delle cose che ognuno sta dicendo, significa che il tema meritava, non è solo una bella occasione per abbracciarsi come è successo a me con ognuno di voi dopo tanti anni che non ci vediamo. Quindi c'è un tema che merita, c'è una storia che va pensata, c'è una ricchezza passata rispetto spesso a una difficoltà presente. E però è sintomatico che anche se ognuno di noi affronti questioni particolari, tante volte non c'è un filo comune, pure se abbiamo militanza comune. È successo qualcosa in questi anni che ha portato a una diaspora effettiva, che è stata poi la base anche del fatto che questa storia non venga più nemmeno riflettuta e ripensata tante volte. Io ringrazio Amerigo e ho scelto di testimoniare una questione che può essere un po' particolare, ma che dà l'idea di un momento importante. Per me è un momento importante come per tanti giovani, perché nel 72 io non votavo nemmeno, non votavo perché allora si votava a 21 anni, io non ne avevo nemmeno 18, ero iscritto da poco alla Federazione Giovanile Comunista, da 2-3 anni, come tanti ragazzi al mondo studentesco, e stavo da poco al primo anno di università perché per varie vicende, non tutte diciamo belle ma difficili, mi ero diplomato giovanissimo e poi come tanti ragazzi comunisti abbandonerò gli studi per fare il funzionario del partito. Ma quando a un certo punto della vicenda calabrese, una vicenda calabrese che era stata intensa, forte, perché adesso diciamo è chiaro che Peppino ha lavorato, Costantino e tanti la possono descrivere meglio di me, però io quello che ricordo che insomma a 16 anni la Calabria che mi appare è la Calabria dei Monti di Reggio, del 1970, del rapporto di battaglia alla città, di una situazione della mia città. Non solo c'era stata l'unificazione di quel padre Costantino, ma quel sindaco che era stato il promotore della legge istitutiva della città, primo sindaco della nuova città della Lamezia, fece quasi un rapporto alla città. Era indeciso se scimmiottare quello che aveva fatto battaglia a Reggio Calabria o no. In tutto questo si materializza un grande leader storico che ritorna in Calabria a fare il capolista del PC nelle elezioni del 72. Era la stessa persona che a Reggio Calabria aveva parlato in una piazza Duomo piena quando una macchina aveva girato nei due giorni precedenti dicendo Pietro Ingrao non deve parlare. Beh, vorrei dire che qui c'è un aspetto mitico, tra le doppiezze del PC c'è un aspetto mitico, ma Pietro Ingrao che arriva in Calabria, questo mito lo sviluppa nel senso di una comunicazione con le persone che sicuramente non era una comunicazione paritaria. Figuratevi per me e per gli altri ragazzi
della mia età, se poteva esserci un rapporto paritario con Pietro Ingrao e con quello che rappresentava. Però non era assolutamente un rapporto basato sulla mancanza di rispetto che tanti uomini politici hanno verso i giovani nel loro rapporto. Cioè, quello era un grande mito che si che ritornava, era stato qui perseguitato, era stato qui esule nella presila cosentina, eccetera, eccetera, tutte queste cose che ho imparato dopo, e che tornava in Calabria nel momento critico della storia del PC calabrese e nel momento drammatico della spaccatura della Calabria, a vedere se appunto con quella storia, con quella cosa, poteva essere utile una ricomposizione democratica della regione e alla ricostruzione di un soggetto collettivo qual era allora quindi anche se quel rapporto non era paritario, quel leader di un rapporto non paritario aveva con i ragazzi un rapporto di così grande rispetto che oggi il più, scusate se ogni tanto devo che poi dire, il più sciancato degli uomini politici non ha con i ragazzi, perché pensa di essere una spalla sopra. E che cosa è stata quella scoperta? È stata quella scoperta. Cioè, che cosa ha significato nella vita di un partito la presenza costante di un leader nazionale che in Calabria non sembrava nemmeno il leader di una parte del PC? Di una parte del PC, come è stato detto. Era al tempo stesso Ingrao il leader nazionale del PC, che lo prendeva tutto. E che quando parlava delle sue cose e delle sue opinioni anche un po' personali lo faceva sempre con una certa prudenza e con un certo fastidio, ma rappresentava anche il meglio della democrazia italiana. Io ricordo che cosa significavano le manifestazioni e i discorsi di Ingrao nelle varie città calabresi, da Vibo a Lamezia, persino a Tropea, che era un posto estremamente difficile, e si fermarono i soci del centro culturale Galluppi e ascoltarono che cosa aveva da dire l'onorevole Ingrao alle persone, e poi il Cotonese, una provincia di Cosenza. Ma sto dicendo tutte queste cose non per fare un fatto geografico, per dire sostanzialmente che quello era un rapporto vero. Non era soltanto il fatto mediatico di una persona che ogni tanto si vede in televisione e che si materializza nelle riunioni, nel rapporto con la gente, eccetera. Ma era in qualche modo una ripartenza anche della Calabria. Perché gli anni 70 questo furono il fatto che si ripropose al centro della vicenda italiana la questione del mezzogiorno, delle zone interne, del dissesto idrogeologico, dei giovani disoccupati, dei metalmeccanici a Reggio Calabria, di Reggio Calabria che non può più essere la città dei boia di molla, della Calabria che è contemporaneamente all'inizio degli anni 70 la città divisa al suo interno e che nel 72, nel 73 va a Roma a chiedere una svolta al governo del paese sulle questioni, quindi anche una velocità. Com'era possibile che uno come Ingrao avesse quel rapporto con la Calabria e non era soltanto un bacino elettorale, ma era un luogo nel quale quando veniva ai giovani dirigenti chiedeva qual era l'ultimo libro letto e che cosa stavamo studiando? Pensate che cosa significava per un ragazzo che non studiava più all'università sapere e avere la richiesta di Ingrao su che cosa stava studiando, e quindi c'era un fatto sicuro che bisognava farlo, perché Ingrao lo chiedeva sulle cose, ma anche con le persone più adulte, insomma, no?